hai dimenticato che io sono un artista, non una serasta pulire a far figli. Quanto sei squallido, mi tradisci con la moglie del tuo capo. Io ci avrei la moglie e due figli. E tu mi dici questo dopo un anno e mezzo. Ammazza, già passato un anno e mezzo, marito. 250 euro tu, 250 euro tu e 250 euro io. Scusi, ma come si può pretendere che delle persone che non si conoscono vanno a vivere insieme? Signora! Ma che mi chiude l'acqua alle 9:30 di mattina? Il punto porta di questa casa è che è silenziosa. Sì. Ma che? Che? Niente, la metropolitana. Sono la cardiologa. Ah, prego. Ora controlliamo. Forse come cuffie è meglio queste, che dici? Ho messo quelle della musica. Io ero un critico ostinato, poi sono stato retrocesso alla cronaca rossa. Chi si è rifatta, chi si è fatta. Ma io dico, sto tutto il giorno a lavorare, a Fulvio, sto tutto il giorno a lavorare. Ma che generazione è? Bella questa cintura, me la fai provare? No, 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 questo cinturone è appartenuto al grande Jim Morrison. Quello dei Queen? Quello dei Doors. Papà, sono incinta. Ma questa è una tragedia. Per favore, papà, non ti arrabbiare. Ma che papà, non può venire in uno dei giorni più belli della tua vita? No, non può venire. Mi devi spiegare perché? Perché? Perché io mi vergogno di te. No. Cerco mia moglie. Lo sa, ma lo sanno che sei uscito e fatto di testa tua. No, scusa, tu uscito da dove? Guarda che mica so bisogno del Viagra come te. Ma siete con mia nonna, altro che Viagra. È il plutonio che ci vorrebbe. Tu adesso mi dici le parole precise. Ha detto che si meraviglia di come una persona malata vada a curare altri malati. Uno o una? Una, te, te sarà malata. Ma se la parola mensile non ti dice niente, come? Tra una settimana, ma proprio al massimo due, te lo giuro su. Linda. Linda! Ma tu vorresti farci compiere un furto? Noi rubiamo ai ricchi per dare ai poveri. A Robin Hood, vaffanculo, va.